dalle isole Ballestas ci dirigiamo verso Nazca per sorvolare le famose linee di Nazca. Per la verità è stata un'esperienza un po' deludente, in quanto le linee sono appena appena visibili. Ecco, siamo a bordo, stiamo aspettando che la torre ci dia l'ok per poter decollare. Ok, si decolla. Adesso inizia la famosa ricerca di queste famose linee di Nazca. Qui sotto dovrebbero esserci triangoli, ma sono perfettamente invisibili. Il primo simbolo che si riesce veramente a distinguere è l'astronauta, forse perché è su un fondo scuro. Eccolo infatti, che sembra puntare un dito verso il cielo. Scorgiamo poi il ragno. Il condor. Poi si ha una visione nitida del colibrì, eccolo qua, questo è veramente ok. Vediamo infine il tucano. E poi per ultimo vedremo le mani che si trovano vicine alla Panamericana, quella strada che stiamo per sorvolare. Le mani, come dicevo, le linee si vedono appena, non è molto facile
distinguere, ci aspettavamo qualcosina di più, però è stata come una bella esperienza. Adesso ritorniamo verso il nostro aeroporto, che si trova a Nasca, che stiamo sorvolando in questo momento.